Ciao a tutti, il gioco che volevo presentare oggi si chiama Damoria, è un gioco divertente di strategia che è assolutamente gratuito con delle feature acquistabili con dei soldi veri ma non sono assolutamente essenziali per giocare. Allora, una volta che vi sarete registrati, cliccando sul link che potete trovare sotto nella descrizione del video, verrete portati sul vostro castello, su una mappa, che è questa qui, aspettate che si carica, purtroppo ho la linea un pelino lenta, ecco, vedrete una cosa del genere così. Esattamente così. E vi verranno dati degli spazi bianchi, vedrete con tipo così, con delle stellette, scusate un po', ballerino. Dai! Allora, con delle stellette, tipo pietra smantellamento più 4, con 4 stellette, legna 3 stellette, minerale 4 stellette, pietre preziose, una stelletta, diamante. Questo significa che questo posto produce il 20% di pietra in più rispetto a uno che ha 0 stellette, il 15% di legna, il 20% di minerale e un 5% di pietre preziose in più, che in questo caso sono i diamanti. Una volta appena iniziato dovrete scegliere il vostro posto dove vorrete edificare il castello principale, cliccateci sopra e il vostro castello principale verrà edificato. Dopodiché vi verrà spiegato un po' il gioco con un brevissimo tutorial, giusto per insegnarvi i comandi principali del gioco, e dopodiché potrete cominciare a giocare veramente. Io qui non sono per niente all'inizio del gioco, in effetti questo è uno dei pochi giochi online a cui sto giocando e mi ha appassionato veramente tanto perché è veramente un bel gioco, soprattutto per l'alleanza in cui sono entrato, di cui vi parlerò tra poco. Allora, per esempio, all'inizio ovviamente le cose da costruire, queste per esempio sono le strutture all'interno della vostra città che potete vedere qui. Qui. Ecco, questa è una città un pochino sviluppata, ha 2 milioni di punti circa, più o meno. Ci sono città molto molto più sviluppate, tipo quelle del nostro console, della nostra alleanza, che ha un bordello di punti. Per esempio qui vedete il muro, questo è il cantiere, la caserma, eccetera, eccetera. Questa è soltanto una cosa visuale, non serve a niente in effetti. Qui invece c'è il cuore del gioco, che sono i livelli delle vostre strutture. Per esempio c'è il cantiere, che questo vi permette di aumentare la velocità con cui vengono costruite le risorse, le strutture. La caserma, maneggio e catapulta servono per costruire truppe. Il senato serve per conquistare altri posti. Alchimista serve per potenziare il vostro insediamento. Posto allenamento serve per la velocità con cui si muovono truppe mercanti. Mercato, per scambiare risorse. Cava, taglialegna e miniera servono per produrre risorse. Alloggi servono per permettervi di tenere più truppe all'interno del vostro castello. Magazzino, per tenere naturalmente all'interno le risorse. Nascondiglio serve quasi a niente, serve per nascondere le risorse in caso di attacco, ma è praticamente inutile a mio avviso. Il muro serve per difendersi dagli attacchi, una delle strutture più importanti, anche se io non l'ho alzata molto, ma insomma è molto molto importante. Ok, la prima cosa da fare all'interno del gioco, il mio consiglio, è di alzare subito le risorse, la produzione di risorse, in modo da avere una buona base su cui crescere. Dopodiché, e anche il cantiere, di passo, di pian piano assieme alle risorse, una volta che avrete raggiunto un certo livello, tipo 30, una cosa così, potrete cominciare a far caserma, maneggio e catapulta e costruire le truppe. Per esempio, il menu dei pulsanti, quello qua sopra, qua ci sono gli edifici, è quello che abbiamo appena visto fino adesso, qua ci sono tutte le sottosezioni che vado a per esempio demolire castello. Una volta che potrete demolire i vostri castelli e recuperare le risorse, se per esempio l'avete fatto in un posto sbagliato oppure volete diminuire il numero dei vostri castelli, qua avrete tempo di girolarci voi per i
per fatti vostri. Qua vi faccio vedere le milizie, per esempio. Qui ci sono le truppe che ho all'interno del mio castello principale. Speriamo che non ci siano nemici che vengono, che guardano questo video. E qui c'è il reclutamento delle truppe. Per esempio, quando avrete alzato un pochino la vostra caserma, potrete andare qua e costruire le vostre truppe. Per esempio, io faccio un lanciere ogni 23 secondi, cliccando qui e cliccando qui, si riempie la coda di produzione e le truppe vengono prodotte mano a mano. Adesso, se ce la fa caricarsi. Ok, più o meno questo è quello che riguarda le truppe, dopodiché le truppe vanno mandate in giro per il mondo a saccheggiare e a conquistare altri posti. Qui per esempio c'è la mappa dove potrete vedere gli altri villaggi attorno a voi. Per esempio, eccolo qua, questi sono tre dei miei castelli, il principale e due secondari. Io ne ho otto, mi pare, nove e uno lo sto demolendo. Per esempio, qui su mappa grande potete vedere tutti gli altri castelli che vi circondano. In blu sono segnati gli alleati, in rosso sono segnati i nemici. E in questo caso io in bianco ho segnato un giocatore particolare che ho notato che non sta giocando da un po', ha il doppio dei miei punti, però non sta giocando. E quindi spererei che se ancora per 2-3 giorni non entra nel gioco, vorrei provare insomma a rubargli qualche castellino, anche se ha il doppio dei miei punti, ma potrei farcela. Dopodiché qua c'è la mappa tattica dove potete vedere ancora più ingrandita la storia. Rossi sono sempre nemici, viola non so cosa siano, a dire il vero, forse, boh, non lo so. Blu sono gli alleati e bianco è il giocatore che ho segnato io. Dopodiché qui nel laboratorio che vi avevo detto prima, che si sviluppa con l'alchimista, ci sono le statistiche, i potenziamenti per le nostre unità in questo caso, questo è per i lancieri, spadaccini, energumeni, eccetera, eccetera. Qui invece sono quelle più importantissime del gioco, che sono tecnica di aggressione, che ogni livello aumenta del 10% il bonus di attacco delle nostre truppe, qui la difesa e qui il bonus di difesa delle nostre... Aspetta che alziamo anche questo livello, la pietra filosofale. Il bonus tecnica edilizia serve per rendere più resistenti le nostre strutture. Dopodiché qui c'è il mercato, una cosa che non viene usata molto, ma che però può permettere di guadagnare qualche piccolo extra. E qui c'è il pannello dell'alleanza. Insomma, il gioco più o meno consiste in questo. Se volete giocarci, cliccate sul link sotto. La cosa più importante che ho notato in questo gioco è fare parte di un'alleanza. Se siete italiani e vorrete entrare a fare parte dell'alleanza più forte del gioco, potete entrare in quella in cui sono io. Si chiama Legio IV Flavia Felix ed è posizionata al numero 8 della classifica mondiale. Questi sono i russi, fottuti i russi. Scusate, spero non ci sia nessuno russo che stia guardando il video, altrimenti si attacca. Qui ci sono gli orcos, questi sono tedeschi. Tedeschi, come possono mancare i tedeschi in un gioco online. E qui ci sono la più forte alleanza italiana, che siamo noi. Per entrare basterà cliccare qui su Legio Flavia Felix. Non era proprio... Ah, sì. Profilo alleanza. E questo è il pannello della legione, insomma, con tutte le caratteristiche. Dategli una letta se vi interessa. E per entrare a tutti gli effetti nell'alleanza non è necessario scrivere all'interno del forum della nostra alleanza, dove prepariamo missioni, ci divertiamo insieme a chiacchierare, facciamo un mucchio di cose. Qui dovrebbe esserci un link, ma non c'è. Forse è meglio che lo dico al nostro console. Comunque, il sito è questo, si chiama spectrum68.forumfree.it, che metterò il link anche nella descrizione del video. Per esempio, per richiedere l'iscrizione all'alleanza è necessario scrivere un post qui in Entra Alleanza e nulla più. Verrete subito accettati, a meno che sì, no, non vi mettiate a scrivere cose assurde, però comunque accettiamo tutti, siamo una grande famiglia. E questo in generale è quanto.
Qui, soprattutto in questo forum, se entrerete nella nostra alleanza, avrete a disposizione una biblioteca vastissima che contiene un mucchio di cose interessantissime. Per esempio, come costruire castelli al meglio, come cercare di svilupparsi nel lungo termine, come cercare di attaccare perdendo meno truppe, insomma tutte cose molto molto interessanti. No, scusate, questo non c'entra niente. Tutte cose molto molto interessanti. Beh, questo più o meno è il gioco, ve lo consiglio caldamente perché è veramente veramente bello. Se volete giocarci, non serve scaricare assolutamente nulla, basterà cliccare sul link e registrarvi dando una vostra email e scegliendo il nickname per il gioco. Se volete un'altra chicca per voi, c'è questa toolbar, di cui metterò il link sempre nella descrizione, ci saranno tre link nella descrizione, che vi permette di accedere a tutti questi giochini molto molto simpatici, cliccando semplicemente qua. Per esempio su giochi di strategia c'è Tribal Wars, Travian, Gripolis, Damoria. In questo caso noi sto presentando Damoria. Qui potrete guardare film, che li ho messi per azione, comici, commedia, documentari, con un solo click. Qui potrete guardare addirittura la televisione, per esempio Rai Sport News, RTL, eccetera, eccetera. Qua potete scaricare programmi utili e qui accedere ai social network e dopo ci sono anche altre cose. E soprattutto può anche essere modificata da voi come volete, cliccando sul più qua, Add Stuff to My Browser. Ok, questo più o meno è quello che volevo dirvi. Vi ringrazio per avermi ascoltato e buona giornata.